La tempistica che era stata prevista fino ad oggi è stata rispettata, ovvero entro la fine dell'anno la presentazione della proposta in Consiglio dei Ministri. Abbiamo scavallato di un giorno o due rispetto alla scadenza di gennaio l'approvazione preliminare. Il testo ora andrà in conferenza unificata per il parere, dopodiché ritornerà in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva. Ragionevolmente la tempistica per l'esame di una legge ordinaria prevede che nell'arco di 10-12 mesi possa essere realizzato, che il tempo che è stato attribuito e assegnato alla cabina di regia per la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, dei costi e dei fabbisogni standard. Quindi se tutto viaggia sul medesimo binario, noi alla fine del 2023 dovremo avere in porto l'approvazione della legge, l'approvazione dei LEP, dei costi e dei fabbisogni standard, e quindi mi auguro, perché è sempre un auspicio, perché i tempi del Parlamento non possono essere dettati da nessuno, che all'inizio del 2024 inizieremo a considerare l'aspetto delle proposte di richieste di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia e quindi all'esame preliminare e definitivo delle intese.